Buongiorno, buongiorno e bentornati su Canadian Homeless, una delle tante persone che vive in strada, spero di essere il vostro preferito, anche se naturalmente possono esserci anche altre persone che vivono in strada, uomini e donne, ragazzi o ragazze che possono benissimo diventare i vostri preferiti, non c'è problemi, ma a parte questo non ci dilunghiamo, andiamo subito al dunque. C'è una persona che mi ha scritto in uno degli ultimi video facendo una domanda molto interessante e veramente intelligente. La domanda pressappoco era questa: lui parlava che c'era una, mentre andava al lavoro c'era sempre un barbone lì vicino a un bar, lui ha cominciato a offrirgli la colazione, poi una mattina questo barbone non c'era, ce n'era un altro e l'ha offerta anche a lui. Fatto sta che dopo un paio di giorni è capitato che li ha trovati tutti e due ad aspettarlo, che guardavano in modo cagnesco lui perché volevano la colazione. E si guardavano in modo cagnesco tra di loro perché magari sapevano che lui non poteva dar, cioè non poteva, diciamo, offrirla tutte le mattine a entrambe le persone. E come ha chiesto che cosa fare, come uscire da una situazione del genere? Io mi permetto di dire questo secondo la mia esperienza. Apro una parentesi e dico che io non chiedo mai niente. Non chiedo mai niente. Io quando non ho proprio zero soldi in tasca, zero moneta, zero banconote, purtroppo il vizio del fumo, come chi mi segue lo sa, raccolgo ciò che trovo in terra, qualche sigaretta usata che ha ancora qualche tabacco e via dicendo. E il cibo io vado direttamente alle mense, a volte faccio anche chilometri perché non ho voglia di disturbare le persone, perché so che alla fine è inutile girarci intorno, la voce circola, dai noia, e la gente parlucchia un po' tra di loro e poi insomma io mi piace andare a giro a testa alta, quindi non chiedo nemmeno il cibo. Chiuso parentesi. Quindi come potrebbe fare una persona del genere a districarsi in questa situazione? Io parto da un po' prima. Io suggerirei caldamente, fortemente, con discreta determinazione di non trovarsi mai in situazioni del genere. Se volete offrire qualcosa a un senza tetto, a un homeless, a un clochard e via dicendo, fatelo in maniera fuggevole, rapida e veloce. Lo vedete da lontano, è lì seduto, vedete un po' così, a volte c'è il cartello fame, altre volte dice che ha perso il lavoro, ha perso casa e tutto. Velocemente decidete se offrirgli qualcosa, anzi non offrirgli, perdonate, sì offrirgli, ma portargli qualcosa da mangiare o dargli qualche moneta. Quindi vi preparate diversi metri prima. Se volete dargli qualcosa da mangiare, vi girate un po' intorno, trovate un bar, una tavola calda, quello che vi fa piacere a voi dargli, e che si spera che a lui insomma fa piacere mangiare, ma credo che questo non, quando è gratuito e uno ha veramente fame non c'è di questi problemi. Oppure se volete dargli qualche moneta, nulla, tra virgolette vi nascondete un attimo, tirate fuori quello che volete dargli, così che mentre passate gli dite buongiorno, posso? Gli date il cibo, oppure buongiorno, mettete le monete, quello che volete, e lo salutate con arrivederci o buona giornata, quello che pensate sia opportuno fare. Questa credo sia una sorta di regola principale che una persona dovrebbe usare. Io suggerisco sempre di non mettersi lì, per esempio, a tirare fuori i soldi davanti a lui, perché a volte c'è anche chi chiede non poco, dice chi chiede poco ma vuole tanto, quindi non è bello da dire, però non fategli vedere troppe cose, ecco, lo dico sinceramente. Poi c'è chiaramente la situazione che uno, diciamo, vuole spingersi più là, quindi passa di lì e dice posso offrirti una pasta e un caffè? Però anche lì c'è purtroppo la leggerissima questione che a volte trovate quello che vuole un po' troppo. Chiaramente a vostra discrezione, se questo vi chiede tre paste, due cappuccini e volete darglielo, va bene, cioè non è tra virgolette, insomma è una cosa vostra, non è mia. Però il mio suggerimento, e chiudo qui il video, di prepararvi prima. Lo vedete da lontano, oppure sapete che è lì tutti i giorni a una certa ora, oggi gli porto questo, oggi gli do questa monetina e via dicendo. Credo che è la cosa principale, la monetina vi preparate prima, il cibo che volete dargli lo preparate prima. Poi possono essere anche coperte, sacchi a peli, cuscino, magliette, vestiti. Voi preparate tutto prima, passate, buongiorno, posso? Date quello che volete dare? E via dicendo, cioè via così.
finisce il quesito. Rispondendo poi, concludo davvero il video, a questa persona come districarsi. Beh, se ti hanno guardato in modo cagnesco, ti suggerisco per un periodo di cambiare bar, ecco, mi permetto di dirti questo. Non perché ti creino problemi particolari, ovvio, però so che dà fastidio quando c'è uno che insiste e vuole questo e vuole quest'altro, è fastidioso. La bontà deve nascere da dentro, sicuramente va stimolata perché nasca davvero, però insomma non è bello andare a fare, insomma, passare da un punto a sapere che due ti aspettano, uno, due, tre persone, quanti sono che vogliono, quindi cambia bar magari per qualche mattina e poi ci fai sapere come è andata a finire nei commenti qui sotto. Bene, anche questo video è concluso, vi ringrazio di avermi seguito, vi auguro di passare una vita di contentezza e niente, non divertitevi troppo, sto scherzando, divertitevi quanto volete e niente, ciao e buona giornata.